È durata meno di un giorno la riapertura della Seggio Cabino Via dei Prati di Tivo. A distanza di circa 10 ore dalla sua attivazione, gli agenti della Guardia di Finanza hanno apposto i sigilli all'impianto di risalita. Da quanto si apprende, a determinare il ribaltone sarebbe l'inchiesta su fatti che riguardano le manutenzioni dell'impianto, eseguite nel luglio dello scorso anno in un periodo in cui il direttore di esercizio non era ancora stato individuato e la cui certificazione sarebbe stata spostata in avanti quando ruoli e competenze erano state regolarizzate. Una vicenda che rappresenta l'ennesimo colpo di scena, anche se con gli impianti di Prati di Tivo ci siamo oramai abituati. Purtroppo è durata poco, la procura ha disposto il sequestro a seguito di un'indagine di cui non avevamo conoscenza. Crediamo nella giustizia e speriamo che faccia il suo corso così come l'ha fatta nella prima fase, affidando la gestione alla Finora SRL. Il rischio, visti i tempi, è che la stagione estiva possa saltare. Noi comunque rimaniamo dell'ipotesi che bisogna dirimere le questioni legali per cercare di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Fascicoli giudiziari e stralci declinano ormai da anni la vicenda degli impianti di Prati di Tivo tra procedimenti civili e penali. Un provvedimento quest'ultimo che l'avvocato Gianni Falcone, che assiste il gestore Marco Finori, impugnerà al Tribunale del Riesame nella certezza della regolarità dell'iter seguito. Vi aspettavate una cosa del genere, visto che comunque c'è stato tanto lavoro per riaprire la struttura? No, assolutamente no. Purtroppo chi paga in realtà è il territorio, gli esercizi commerciali, sono tutte quelle persone che credono nella montagna e hanno investito nella montagna, ma la legge è questa. La provincia, dal punto di vista legale, come si muoverà? La provincia è estranea da questo punto di vista, sia per il primo procedimento che è GST contro Marco Finori SRL, sia per questo procedimento della Procura. Noi non siamo coinvolti, non abbiamo certamente mai ostacolato la riapertura degli impianti e siamo stati sempre a favore del territorio e del buon esito di quella che è una risoluzione anche bonaria di questa vicenda.